Nella stragrande maggioranza dei casi, l'insufficienza mentale è solo apparente. Questo accade perché viene data un'impossibilità di espressione a delle grandi intelligenze, a persone che in altre incarnazioni hanno solo considerato, solo utilizzato, solo voluto la loro intelligenza, e tutto ruotava intorno alla loro forza mentale. Le coordinate dell'uomo escludono il libero riconoscimento dell'esistenza di altre intelligenze vive, anche all'interno del sistema solare al quale l'uomo appartiene. L'uomo astronauta non potrà mai incontrare queste intelligenze nella sua realtà esteriore, perché non è focalizzato nel momento temporale della loro esistenza. Allora il pianeta in cui queste esistenze vivono apparirà all'uomo sterile o inadatto ad ospitare la vita. Parimenti, altri enti potrebbero visitare la Terra con lo stesso risultato. Solo alcuni individui di eccezione, anticipi dell'evoluzione, sono coscienti nella coscienza interiore. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'insufficienza mentale è solo apparente. Questo accade perché viene data un'impossibilità di espressione a delle grandi intelligenze, a persone che in altre incarnazioni hanno solo considerato, solo utilizzato, solo voluto la loro intelligenza, e tutto ruotava intorno alla loro forza mentale. Le coordinate dell'uomo escludono il libero riconoscimento dell'esistenza di altre intelligenze vive, anche all'interno del sistema solare al quale l'uomo appartiene. L'uomo astronauta non potrà mai incontrare queste intelligenze nella sua realtà esteriore, perché non è focalizzato nel momento temporale della loro esistenza. Allora il pianeta in cui queste esistenze vivono apparirà all'uomo sterile o inadatto ad ospitare la vita. Parimenti, altri enti potrebbero visitare la Terra con lo stesso risultato. Solo alcuni individui di eccezione, anticipi dell'evoluzione, sono coscienti nella coscienza interiore.